Allora, caro Matteo, caro Ciclone, ciao. Chilometri zero per porti qualche domanda e aggiornarci sul futuro di questo campionato della prossima stagione, naturalmente. Matteo, la prima cosa che mi viene in mente è 15 anni ad Arezzo. Che significa per un giocatore di basket stare per 15 anni nella stessa squadra e tu, la tua Arezzo, hai maturato 15 anni di anzianità? Allora sì, 15 anni ad Arezzo, innanzitutto sono contento di partire perché questa interruzione del Covid sinceramente ha interrotto una stagione nel suo momento clou. Quindicesima stagione è bellissimo, nel senso che giocare per 15 anni con il solito gruppo di compagni, per la stessa società e per la città crea un legame veramente veramente speciale. Quindi riesce sempre ogni anno a ricaricare, diciamo, i miei stimoli, a darmi energia e l'entusiasmo giusto. Stop. Arresto e tiro sono sicuramente le tue peculiarità. L'anno scorso ci hai deliziato con un campionato, direi, strepitoso, che sicuramente ti ha posto tra i primi marcatori della Serie C Gol Toscana. Anche quest'anno punterai su questa tua caratteristica? Sì, arresto e tiro, diciamo che è un po' il gesto tecnico che mi contraddistingue. L'anno scorso mi ha portato un sacco di punti, a me e alla squadra. E spero anche quest'anno, anche se immagino, insomma, le difese saranno un pochino più attente su questa mia caratteristica, quindi dovrò cercare di utilizzare qualche altra arma. Ecco. Il gruppo storico di Arezzo è sicuramente l'elemento in più che tutti citano per questa squadra della scuola basket Arezzo. Io l'ho denominato appunto Cuprogica, Cutini, Provenzal, Giommetti e Castelli. Qual è il segreto? Dici un piccolo soprannome per ognuno di loro? Sicuramente siamo un gruppo eccezionale. È veramente piacevole giocare con loro, tanti momenti condivisi, belli, brutti. Veramente bello. E il segreto, io penso che sicuramente il tempo che abbiamo passato insieme, perché ci conosciamo dalle giovanili, quindi sono tantissimi anni insieme che ormai non ci definiamo più neanche compagni di squadra, siamo veramente amici, quasi, quasi fratelli per tutto il tempo che passiamo insieme. E, soprannome Teddy Castelli, Carlo il più bello d'Arezzo, Raul Raur è quello che mi ricordo meglio di tutti, quindi soprannome sono questi, ecco. La riconferma di Tenev sicuramente è importante per questa squadra. Vogliamo salutare De Bartolo e Rodriguez? Bojan secondo me farà una grande stagione, la riconferma è importante. L'anno scorso ha finito in crescendo. Adattarsi per uno straniero al campionato italiano, soprattutto in queste leghe minori, non è mai semplice, perché sono in realtà molto particolari. E certo, no, Vince ci mancherà perché grande persona, grande leader, oltre che grande giocatore. E Santi, nello spogliatoio, era fondamentale, fondamentale. Quindi ci mancheranno tanto tutti e due e assolutamente colgo l'occasione per fare un salutone. Nelle prime annate, caro Matteo, a ridosso della prima squadra ci sono giovani interessanti. Cosa pensi? Quest'anno, oltre ad aiutarvi, come dice Capitan Castelli, l'anno scorso negli allenamenti, potremmo vedere in campo ancora più arginità con i nostri giovani? I giovani ci hanno dato un buon contributo l'anno scorso e devono assolutamente fare un passo in avanti per la loro carriera, per la loro crescita e anche perché sono fondamentali per il buon risultato di una squadra. E sicuramente al di là del talento che hanno è fondamentale che facciano dei passi avanti lato personalità, perché è quella che ti permette poi di stare in campo a lungo, di dare un forte contributo. Quindi lavoreremo tutti per cercare di farli crescere a questo punto di vista, ma sono sicuro che assolutamente faranno dei passi in avanti quest'anno. Ci avviamo alla conclusione, Matteo, fai un saluto ai nostri tifosi e con l'invito a seguirci per il prossimo campionato, che sicuramente sarà un grande campionato, la Serie A della Toscana di basket. Assolutamente, i tifosi sono fondamentali, sono il sesto uomo e negli ultimi anni ci hanno dato un grande supporto e quest'anno ne avremo ancora più bisogno perché dobbiamo cercare di migliorarci rispetto all'anno scorso, quindi assolutamente accorrete numerosi e fate il tifo per la SBA.
Ringraziamo Matteo, ringraziamo il ciclone così come il nostro amico Benucci e non di telecronaca dice, e salutiamo tutti gli amici di Sport a Chilometri Zero con un buon basket a tutti. Dai raga, dai raga! Kenneth.